Dopo il successo degli appuntamenti nei borghi della provincia legati alla rete degli eventi del Natale che non ti aspetti, proseguono invece nella città di Fano le iniziative legate a questo momento magico dell'anno. Si partirà con le vie dei presepi, ovvero quelli allestiti al pincio, realizzati dai carristi, in via Mura San Gallo con la Natività e i diorami di San Marco, per concludere con quello all'interno della Chiesa del Porto. Non mancheranno altri momenti come musica, esposizione di prodotti tipici locali e artigianali e tanti appuntamenti per le famiglie. Continua la bella programmazione, effettivamente ci avviciniamo il Natale, tra l'altro in questa bellissima area che è il villaggio del Pincio. Partiranno i mercatini appunto da oggi e arriveremo fino alla giornata di Natale, quindi saranno aperti tutte le giornate, ma sarà un weekend veramente ricco, come avevamo annunciato, di tanti eventi culturali. Tra l'altro alcuni si sono spostati proprio dal weekend, dall'ultimo weekend piovoso. Nello specifico, una grande attività che porteremo avanti con Fano Jazz, e quindi Fano Jazz Winter, sabato con la P-Funking Band che girerà in tutta la città, domenica con questi bellissimi concerti dai balconi che porteranno l'orchestra Mosaico ad apparire nei balconi della nostra città. Avremo un grande concerto con una scuola tre note, quindi con il coro, oltre 100 bambini che saranno sotto l'albero domenica pomeriggio. Avremo diverse attività solidali, il progetto di Avis insieme a Proco con una pesca di beneficenza, la pedalata mattutina dell'associazione AGFI, tanti eventi all'interno dei nostri luoghi della cultura, con l'apertura oggi pomeriggio della mostra alle ore 17 che guarda i codici malatestiani, con lo spettacolo a teatro. Insomma, mercatini, pista del ghiaccio che sarà aperta, continua la vivacità di un Natale che, come sempre, la nostra città di Fano sa ben rappresentarsi, soprattutto dal punto di vista culturale, con le tante associazioni con le quali si collabora, e con un allestimento direi elegante che mantiene fede alla necessità di risparmiare energia elettrica, ma che insomma sa rendere bella e piacevole la passeggiata nella nostra città. Ecco, l'invito è anche a fare shopping nei negozi del centro storico e di vicinato per aiutare così le nostre attività.